In questo video ho deciso di sfidare Robby a una gara di costruzioni su Bloxburg, ma la situazione è degenerata. Guarda il video fino alla fine per scoprire cosa è successo e non dimenticare di lasciare un mi piace e iscriviti al canale. Vuoi giocare con me anche offline ed entrare nella mia lista amici? Ti basterà abbonarti al canale con uno dei tre pacchetti proposti. Scegli quello che più ti fa comodo e non dimenticare di seguirmi anche su Roblox per giocare insieme in live. Ragazzi, ho deciso di sfidare Robby a una gara di costruzioni di una casa di Brookhaven, perché così rendiamo la vita facile. Teoricamente, visto che sa tutti i segreti di tutte le case, dovrebbe conoscerle bene. Mi sopravvaluti, però va bene, ci provo. Quindi scegli tu la casa, perché se la scelgo io sarei avvantaggiata da questa sfida. Deve essere una casa che puoi fare facilmente. Ok, io sono scelto questo perché voglio fare una cosa facile. Mi sembra abbastanza facile, quindi ti do... Vediamo. Ti do il vantaggio di iniziare, vai, tranquilla. Il vantaggio, wow, addirittura. Cioè, sì, se tu fai a destra. Ok, va bene. Allora, già ho ansia, sto cercando di... Quanto credo devo farla sta casa? Ah no, aspetta, io stavo andando dalla tua parte, scusa. No, via dalla mia proprietà. Quindi io ti posso anche disturbare così? No, no, non si fanno queste cose. Ok, non ti disturbo. Comunque io ti consiglio di non farla troppo grande, perché poi... La faccio stilizzata allora. Più la fai grande, più la devi decorare. Abbiamo un budget limitato, qua siamo poveri, La faccio piccola. Devo dire che oltre ad avere Robby come ospite, sto usando anche i suoi fondi per costruire la casa. Vedi, cioè, bene. Dovrebbe essere il contrario e invece sto sbloccando. Sto facendo troppo spazio. Cosa sta succedendo? Sì, ma io dove costruisco? Dietro, mi sa dietro di me. Va bene, la faccio più piccola qua a destra. Io ho preso quello che potevo prendere, poi vai tu. Cioè, grazie. Grazie per avermi lasciato molto spazio, devo dire. È colpa mia, non so giocarci. Vabbè, dai, la struttura sembra bella. Beh, grazie. Non sapevo fare nemmeno quella, ero da ricovero. Ma completamente. Hai mai giocato a The Sims? Sì, quindi è la stessa cosa. Sì, però non è che... Una questione è giocarci, una cosa tipo farle le cose, no? Ovviamente non decoriamo l'interno, dai, l'interno non lo facciamo. No, l'interno no, cioè se no veramente mi ammazzi così. No, e invece ti dirò, io non so decorare gli interni perché mi secco. Non c'ho voglia. Forse mi piace di più decorare gli interni che costruire la struttura... Ci completiamo, visto? Vedi, ognuno ha i suoi problemi. Non trovo, per esempio, la porta per il garage? Esiste? Sì, dovrebbe essere nelle porte. Ok, che colore è questa casa? Ha un colore molto particolare. Tipo marroncino strano, no? Ma io la vedo grigia. Per me è un grigio marrone. Per me è un grigio topo. Non lo so. Ma no, poi ognuno vede i suoi colori, sarà la chat a giudicare. Va bene, direte voi nei commenti, ragazzi, che colore è. Sto facendo la casa storta. Sembrava. Allora, io per sbaglio però ho rimosso il garage. Come cavolo lo faccio? No, hai la freccia indietro. No, non l'avessi mai fatto. Perché, che è successo? No, mi ha tolto dei soldi, ma non so cosa mi sta prendendo. Vabbè, tanto sono i tuoi soldi. Lei non sta venendo male, piccolo spoiler, ma non sta venendo male. La mia? Sì. Davvero? Rispetto alla mia che ancora non c'ha niente. Vabbè, ma non l'hai costruita ancora. Allora, io sono al tetto in questo momento. Al tetto? E poi le faccio le finestre, cioè io costruisco prima la struttura e poi... tutto il resto. Ok, io sono... Se non faccio tutto adesso, poi me lo scordo. Ok, sta casa ha il tetto grande? Sì, mi pare. Cartelle postali? Ce l'abbiamo? Io nel dubbio la metto. Ma ce l'hai, è accanto a te! Cosa? La casa... Vabbè, ma più vicina è carina. No? Vabbè. Sì, il postino... Fa meno strada. Allora, basta che non ti sprechi tutti i soldi, perché sennò io non posso per te.
delle cose. No, sprego niente, giuro. Abbiamo i fondi limitati. Però qua non posso vivere senza questo cestino qua. Quale cestino? Ah. No, basta, non ti guardo perché mi spoileri tutto. Sennò poi non con me. Io ho girato la visuale e non ti vedo più. Vai, fai tu. Io lavoro nel silenzio allora. No, vai. No, io ti voglio sentire, ma non ti voglio vedere. Che detto era così sembra molto cattiva. Sembra detto, non in quel senso, non voglio vedere era la tua casa. Basta, ti odio. Esatto, no, però no, non voglio vedere la tua casa. Cioè, poi okay. Voglio la sorpresa finale. Tu già la stai finendo, vabbè. Sì, vabbè, ho fatto solo il tetto. Come faccio a fare il tetto? Fai sul tetto. Grazie. È stato più facile di quello che pensavo. Però non ti devo aiutare. Vabbè, dai, l'aiutiamo. E come hai fatto il bordo? Vabbè, dai, ti aiuto. Io sono stupida. Allora, prima di metterlo, non lo devi confermare, no. Quindi... lo vedi, ti manca una parte. Ah, perché qua è il balcone. Ok. Sì. Stai facendo una cosa molto difficile. Però poi in caso ti aiuto, dai. Allora, metti il tetto. Non lo selezionare, non lo confermare. Ok. Se tu vedi, hai delle freccette sia nei lati che in alto. Le vedi? Strumento trasforma si chiama. No. Proprio sul tetto. Ah, sì. Ok. Ah. Con quello allarghi e rimpicciolisci. Chiaro, fighissimo. Ok, ho fatto. Ma se io non coloro la parete, perché mi sembra già grigio topo il muro. Cioè, no, vale infatti la... non lo sto facendo nemmeno io. Cioè, hai scelto la casa dove non c'è nemmeno la parete colorata. Bella, mi piace, semplice, bella. È stata una scelta, un'ottima scelta. Vedi. Non mi entra la porta del garage, no? Ok, questa è... scusa, ma non mi entra. Scusa, quanto è grande la tua... Ma tu... tu hai trovato quella piccola, questa è troppo grande. Scusa, faccio dei test. Ho messo quella che mi piaceva di più. No, perché non mi entra, quindi... questa è piccola, ma perché non me la... ah, ok. Ma è strano sto gioco. Io ce l'ho buggato. Kevin Style. Non me lo fa manche... vabbè. Ah, colpa è, se l'ho messa lo stesso. Ma io non so perché ho la parete buggata e non mi mette le finestre. Dopo questo video, Robby giocherà a Bloxburg. No, non credo. Costruire case su Bloxburg. Lo sai che dove costruivo prima casa su Adopt.me ero bravissima. Però non è lo stesso sistema di questo. Io lì non ci riesco. Cioè, io proprio... lì sì, è molto anche. Ma vabbè, la parte esterna non si può fare, si può solo decorare, mi sa. No, solo parte interna. Infatti, no, infatti non l'ho mai fatto. Sarei meglio a fare tipo la parte interna sicuramente. Ok, va bene. La prossima volta sarà la sfida porta casa interna. Casa interna. Che porta hai usato? Un marrone. Una marrone. Col vetro. Col vetro senza. Col vetro, col bollico senza. Vabbè, la porta col vetro senza è importante. Comunque le potevi cambiare colore, penso, sì? Ma ormai mi sono decisa che sarà così. Ah, va bene, ognuno le porte comunque, le sceglie del proprio colore. La recensione non credo. Cosa caspita strutturale? Cosa metto per mettere questa caspita di recensione? Io metto, sai che quando costruisco qualcosa in qualunque gioco la prima cosa che metto sono le piante. Perché le piante arredano. Sì, ti danno sì. Quel senso di arredare. Ho messo qualcosa, capito? Esatto. Ok, finito. Allora non ho guardo ancora la tua casa. Quindi iniziamo dalla tua. Iniziamo dalla tua. Dai. Allora, devo dire che ha una ha una parte più gonfia dell'altra. Però cosa è successo al balcone? Ah, il balcone non è un balcone. E in generale l'uniche cose carine sono le piante. Vabbè, in realtà il balcone è un balcone. Scusa, perché non è un balcone? Non è accessibile. Accessibile solo via parkour. Però sì. Vabbè, questo è per i ladri. Ma come non è accessibile? Visto che è accessibile. Sì, con un parkour estremo. Però va bene. No, comunque sì, la mia casa è una di quelle case tipo, hai presente quelle che mettono nei film per fare solo la facciata? Quelle, fintissime. Allora, vista così a primo impatto mi sa di scuola. È vero, sembra una scuola
gara di Brookhaven. Vedi, per tu ce l'hai proprio nel sangue sto Brookhaven, proprio qua, nell'anima, nel... Cioè, proprio allora, questa prima è parte... È la sorella brutta della casa di Brookhaven. No, allora, secondo me... Ora, non per essere troppo buona, perché se fa schifo lo dico. Però, secondo me, non è così brutta. Vivibile, dai. Se tu, sì, se no, non è brutta, vivi. Anzi ha un suo perché molto carina. Certo, le finestre storte a sinistra. Ma quello è, cioè, non... artistico, eh? Sì, sì, è esatto. È una scelta quello. Ok, voglio vedere la tua. Beh, ovviamente la chat deve darti il voto. Ovviamente. Okay, non siete troppo cattivi. Provate, poi le giri da dietro, bellissime. È guarda, perfetta la tua, è proprio carina. Piango. Però io almeno il pavimento al secondo piano ce l'ho. L'ho messo. Tanto ho detto, l'interno non importa a nessuno. Vedi, ma tu l'hai fatto proprio identico. Anche questo è un tipico coso di cioè, uguale a Brookhaven. Ti piace? Per me è un 10 questa casa. No, dai, guarda le finestre, no? C'è troppo spazio. Ma guarda le finestre, cosa che sono identiche alla foto che ho detto di Brookhaven. No, nel senso, sono troppo staccate, andrebbero fatte più vicine. Ma in realtà ci sta, secondo me. Secondo me è bellissimo. Però decideranno nei commenti, ragazzi, diteci se siete hashtag team Lightning o hashtag team Robby. Però siete onesti sulla struttura del... Mi sa che perdo comunque. No, non è vero. Guarda il mio tetto, che è una sottiletta appoggiata lì. Perché l'hai fatto snello, non volevi farlo cicciotto, quindi... Ma schifo. Poi i colori invertiti, vabbè, ragazzi. Ci sta, è la mia prima volta qua. Ragazzi, vi dico che mi rubo tutti i soldi e la costruzione di Lightning. La lascerò senza un soldo e anzi, sai cosa? Fammi rubare anche una cosa da casa sua prima. Ho le rotelline, guardami. Con gli spiedini di bracciole in mano. Beh, gli orsi giustamente si devono nutrire. Addio Lightning. No, perché uno skateboard essere più veloce di me che ho le rotelle? No, perché stai usando la bici di un bambino. A chi l'hai rubata? Pedala. 3 hours later. Pedala, vai più veloce. Occhio che c'è il fiume. Occhio che c'è il fiume. Non cadere giù.